Allegria! Taglio del nastro per il nuovo mammografo del distretto sanitario di Via Nanterre a Pesaro. Si tratta del primo macchinario per la diagnostica senologica acquistato dalla Regione Marche con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un investimento di oltre 250.000 euro che lavora a pieno regime dal 12 marzo. Stiamo investendo tantissimo ed è una scelta condivisa da tutta la giunta regionale sul pesarese per evitare e per limitare l'afflusso verso altre regioni e soprattutto per cercare di limitare la mobilità passiva ma garantendo un servizio importante. Questo è un segnale che io voglio sottolineare per la delicatezza della condizione dei servizi sanitari nel pesarese ma soprattutto per la carenza di fondi che il servizio sanitario deve affrontare. Spesso si tralascia il fatto che l'invecchiamento della popolazione fa aumentare notevolmente la domanda di servizi sanitari e con un sistema italiano di fiscalità che è arrivato al massimo per le persone fisiche e per le imprese e un grande debito pubblico si fa sempre più fatica ad aumentare il finanziamento, quindi per fortuna quest'anno il governo lo ha aumentato di 3 miliardi per tutto il nostro paese, quindi c'è un segnale positivo ma chiaramente deve anche contare la riorganizzazione, l'efficientamento del sistema e soprattutto anche l'appropriatezza delle prestazioni. Il nuovo mammografo è uno strumento efficace nel miglioramento della sicurezza e accuratezza diagnostica, permette l'acquisizione di immagini in tomosintesi per esami di secondo livello e può essere affiancato alla risonanza mammaria. Entro maggio saranno oltre 2.000 le prestazioni erogate con il nuovo mammografo di Via Nanterre. Il macchinario è il top gamma delle mammografi, può servire sia per fare lo screening che per fare le diagnosi cliniche. Ha una tempistica di esecuzione dell'esame molto più rapida e ha una precisione nel momento in cui individua una lesione di focalizzare il punto in cui c'è questa lesione per fare un discernimento se si tratta di una lesione benigna, di un artefatto, di una lesione maligna. Quindi a livello di risposta nell'esame mammografico è molto più precisa e puntuale rispetto al mammografo che c'era precedentemente. Chiaramente essendo più rapidi ci permette di utilizzare un tempo più breve dei 15, 20, 25 minuti di un altro esame, quindi se in una giornata riuscivamo a fare un tot numero di donne, in questo caso aumenterà il numero delle prestazioni erogate giornalmente e quindi potremo essere in grado di ridurre la tempistica sui tempi d'attesa per questo tipo di esame.